Gioca e vinci con noi! Emiliano, una vittoria casalinga per 2-0 con un gol per tempo di Lorenzini e quello che ci voleva per questo periodo. Sì, no, era fondamentale questa vittoria. Purtroppo questo 2022 è iniziato un po' con un trend negativo, nel senso che nelle ultime quattro partite ne avevamo vinta una sola qui in casa e poi sono arrivate tre brutte sconfitte. E oggi era importante il risultato, perciò vincere e soprattutto non prendere gol, visto che ne avevamo preso qualcuno di troppo e non è nostra consuetudine prenderne così tanti, diciamo. Oggi c'erano molti scontri diretti, quindi era importante i 3 punti, come hai detto, da mettere, cercare di mettere un cuscinetto sulla bagarre playoff, che sono tante squadre che sono coinvolte, che vogliono entrarci. Sì, e noi, ripeto, eravamo partiti inizio stagione senza nessuna aspettativa di dover stare là davanti, poi ci siamo ritrovati, è bello stare là davanti, perciò proveremo a starci fino alla fine. È ovvio che quando ci sono degli scontri diretti di altre avversarie, tu hai delle partite in casa dove puoi fare i 3 punti, puoi allungare, noi oggi siamo riusciti in questo, perciò è andata bene. Cosa ti è piaciuto di più e è un pochino ancora da migliorare invece? Ma da migliorare c'è tanto, dobbiamo migliorare sempre di più, però oggi era fondamentale, ripeto, il risultato, non mi soffermo tanto su cosa abbiamo sbagliato, cosa non abbiamo sbagliato, sicuramente possiamo fare ancora molto molto di più rispetto a oggi. Oggi quello che sicuramente mi è piaciuto tanto è lo spirito di sacrificio di tutta la squadra fino all'ultimo secondo. E ci vorrà, perché adesso arrivano delle partite molto ostiche. Sì, ma sono tutte difficili, tutte. Oggi anche la Borghigiana non ci ha regalato niente, seppur hanno 3 punti e magari giustamente i valori erano diversi, però nessuno regala niente a nessuno ed è anche giusto così, e perciò sarà da metterci il massimo impegno fino alla fine.